faremo questa mattonella. Sarà molto semplice la realizzazione, è facile. C'è la rosa irlandese al centro e poi il punto granny tutto intorno. Con queste splendide foglie all'angolo che ne determinano poi un'immagine molto graziosa e gentile. L'ho realizzata con un filo di scozia numero 8 ed un uncinetto numero 2,5. Chiaramente voi dovreste prima valutare con la vostra mano e cosa intendete realizzare lo spessore del filo e il numero dell'uncinetto. Vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella, così non perderete i miei prossimi tutorial. Grazie. Cominciamo la nostra rosa irlandese con una catenella di 8 maglie. Abbiamo fatto la prima, 2, 3, 5, 6, 7, 8, chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Risaliamo con 3 catenelle, facciamo 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'anellino che abbiamo formato e facciamo una maglia alta. E poi 2 catenelle di separazione. Facciamo questo per 8 volte. Finiamo il giro con 2 catenelle e posizionandoci nella terza catenella d'inizio del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo nel primo archetto che troviamo davanti a noi e cominciamo a fare il primo di 8 petali, come nell'archetto. Entriamo, facciamo una maglia bassa, carichiamo il filo, entriamo nell'archetto, mezza maglia alta, carichiamo il filo, entriamo nell'archetto, una maglia alta, carichiamo il filo 2 volte, entriamo nell'archetto, maglia altissima. Di nuovo carichiamo il filo e facciamo una maglia alta. Carichiamo il filo, mezza maglia alta, maglia bassa. Ripetiamo questo a formare i petali per 8 volte, una volta per ciascuno degli 8 archetti. Chiudiamo il giro fatto l'ultimo petalo inserendoci nell'inizio del giro dove abbiamo fatto la maglia bassissima e chiudendo con una maglia bassissima. A questo punto cominciamo il giro successivo facendo 4 catenelle e posizionandoci con l'uncinetto esattamente dove abbiamo fatto tra le due maglie basse di un petalo e tra un petalo e l'altro e facciamo una maglia bassa, quindi 4 catenelle e maglia bassa tra le due maglie basse, così. Le catenelle devono posizionarsi alle spalle dei petali. Continuiamo così per 8 volte. Fatte le catenelle per tutto il giro, facciamo l'ultima maglia bassa tra le due maglie basse ad inizio del giro e ricominciamo il giro successivo facendo i petali più grandi.
Questi petali saranno agganciati alle catenelle che abbiamo appena fatto. Per spostarci nel primo archetto delle catenelle facciamo una maglia bassissima. Poi cominciamo con una maglia bassa, una mezza maglia alta. Questa volta raddoppiamo le maglie alte, quindi sono due, una e due maglie alte, perché il petalo dovrà essere un po' più grandicello. Una maglia altissima, quindi carichiamo il filo due volte, e poi di nuovo due maglie alte. Una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Ripetiamo questo petalo per tutti e 8 gli archetti che abbiamo preparato nel giro precedente. Finiti gli 8 petali, ci chiudiamo nella maglia bassissima che abbiamo fatto all'inizio del giro e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto ricominciamo il giro degli archetti preparatori dei petali e facciamo 5 catenelle. Di nuovo ci andiamo a posizionare tra le due maglie basse, tra un petalo e l'altro, e facciamo una maglia bassa giusto al centro. Quindi procediamo con 5 catenelle ed una maglia bassa tra i due petali, così fino a fine giro. E mi raccomando, le catenelle devono posizionarsi alle spalle dei petali. Fatte le ultime 5 catenelle, ci chiudiamo all'inizio dove abbiamo cominciato con una maglia bassissima e diamo inizio al nuovo giro. Ci posizioniamo come sempre con una maglia bassissima nel primo archetto e questa volta raddoppiamo, oltre che le maglie alte, anche le maglie altissime. Quindi cominciamo con una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, due maglie altissime, due maglie alte. Una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Ripetiamo così per 8 volte e finiamo così la rosa. Fatto l'ultimo petalo, ci inseriamo all'inizio del giro, facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il giro. Ci andiamo a posizionare all'apice del petalo, spostandoci con delle maglie bassissime. Questo non lo dobbiamo fare se decidiamo di cambiare il colore del filo, quindi a questo punto potremmo tagliare il filo e prendere l'altro colore. Adesso ci posizioniamo sulla seconda delle maglie altissime, entrando dentro, facendo l'ultima maglia bassissima, trovandoci così giusto nel punto più alto del petalo. A questo punto facciamo 4 catenelle e altre due maglie altissime non chiuse, quindi una e due. Le chiudiamo insieme. Facciamo 4 catenelle.
A questo punto facciamo 3 maglie alte triple, sempre nello stesso, entrando sempre nello stesso punto. Quindi una, non la chiudiamo, facciamo l'altra, due. Non la chiudiamo e facciamo la terza. Ecco, a questo punto le chiudiamo tutte insieme. Facciamo 4 catenelle. Prendiamo il filo sull'uncinetto due volte e sempre entrando nello stesso punto facciamo altre 3 maglie altissime non chiuse, quindi 2 e 3 e chiudiamo tutte le asole insieme. Proseguiamo con 7 catenelle. E posizionandoci all'apice del petalo che segue, entriamo e facciamo una maglia bassa. Facciamo altre 7 catenelle che ci porteranno all'altro angolo. Quindi entriamo sulla seconda delle maglie altissime del terzo petalo e dopo aver preso il filo due volte e facciamo la prima delle 3 maglie altissime non chiuse e chiuse insieme, quindi una, due e tre. Le chiudiamo insieme. 4 catenelle. Poi facciamo 3 maglie alte triple non chiuse, quindi una, due, e le chiudiamo insieme. 4 catenelle, 3 maglie alte doppie o altissime non chiuse e poi chiuse insieme, quindi 2 e 3 e chiuse insieme. Proseguiremo poi con le 7 catenelle e la maglia bassa. Come vedete, stiamo formando i 4 angoli. Ci vediamo per la chiusura del giro. A chiusura del giro, dopo aver realizzato le ultime 7 catenelle, ci posizioniamo sulle 3 maglie alte doppie chiuse insieme e con una maglia bassissima chiudiamo il giro. Ecco realizzati i 4 angoli della nostra splendida rosa irlandese. A questo punto dobbiamo cominciare il nuovo giro. Ci spostiamo sulle 4 catenelle di separazione fino a portarci nell'angolo che viene subito dopo il punto di chiusura del giro e ci posizioniamo sulle 3 maglie altissime triple con una maglia bassissima. Siamo quindi giusti nell'angolo, facciamo 3 catenelle e sempre rientrando nello stesso punto realizziamo un'altra maglia alta ed un'altra ancora per un totale di 3. Facciamo una catenella e sull'archetto di 4 catenelle facciamo 3 maglie ed una catenella di separazione. Ci portiamo sulle 7 catenelle. Qui facciamo un primo gruppo
di 3 maglie alte, una catenella ed un secondo gruppo di maglie alte, quindi una, due e tre. In corrispondenza del punto basso facciamo una catenella volante, ci spostiamo sull'altro archetto di 7 catenelle e facciamo altri due sequenze da 3 maglie alte, quindi una, due e tre, separati da una catenella, eccola, quindi altre 3 maglie alte. Facciamo la nostra catenella di separazione, entriamo nell'archetto di 4 catenelle dell'angolo e facciamo un altro gruppetto di 3 maglie alte. Una catenella di separazione, qui siamo nell'angolo, quindi i gruppetti di maglie alte saranno due separati da 3 catenelle. Ora vi mostro. Entriamo all'apice delle 3 maglie alte triple chiuse insieme e facciamo la prima maglia alta, la seconda e la terza, sempre avendo cura di entrare nello stesso punto. Ora facciamo 3 catenelle di separazione ed ecco ancora di nuovo altre 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi una, due e tre. Riprendiamo su quest'altro lato alla stessa maniera, quindi sul primo archetto di 4 catenelle facciamo una catenella, 3 maglie alte, una catenella. Sull'arco delle 7 catenelle, due gruppi di 3 separati da una catenella, una catenella, altri due gruppi di 3, un altro gruppo di 3 sulle 4 e poi un altro angolo. Ci vediamo alla chiusura del giro per mostrarvi come chiudere questo giro qui, che è una chiusura un po' diversa dal solito. Arrivati qui nell'angolo, noi abbiamo cominciato con le prime 3 maglie alte. Dobbiamo realizzare le altre 3. Dunque, entriamo nelle maglie alte triple e facciamo 3 maglie alte, sempre inserendoci in questo stesso punto, e quindi è 2, 3. Ora, per completare l'angolo, dovremmo fare 3 catenelle e chiuderci qui, ma dobbiamo invece fare in modo di chiudere al centro dell'angolo per poter poi ricominciare il giro successivo, e che sarà anche l'ultimo. Dunque, cosa facciamo? Realizziamo una delle 3 catenelle, le altre due le sostituiamo da una mezza maglia alta. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo sulla terza delle 3 catenelle di inizio giro e facciamo la mezza maglia alta. Ecco che ci siamo chiusi esattamente al centro dell'angolo e il quadrato sta cominciando a prendere la sua forma e si sta definendo, si è definita anzi per bene la rosa, e davvero ritengo che stia venendo bene. Ora facciamo l'ultimo giro di questa mattonellina, che poi ci servirà per la realizzazione della borsa che ho qui e che sarà oggetto di un prossimo tutorial. Dunque, rialziamoci con 3 catenelle e ricominciamo il giro così come abbiamo fatto
la volta scorsa con 3 maglie alte, quindi abbiamo fatto la prima sostituita da queste 3 catenelle, prendiamo il filo e nell'angolo facciamo le altre 2 maglie alte, una catenella e facciamo 3 maglie alte sopra ciascuna delle catenelle di separazione del giro precedente. Quindi entreremo in tutti gli archetti formati dalle catenelle e realizzeremo 3 maglie alte, una catenella e ci spostiamo sulla catenella successiva per realizzare le altre 3 maglie alte. Di nuovo una catenella e ci spostiamo sull'archetto formato dalla catenella che segue e facciamo altre 3 maglie alte. Una catenella, ci spostiamo sull'altro archetto, facciamo la stessa cosa, quindi 3 maglie alte. Un'altra catenella e un altro gruppetto sulla catenella del giro precedente, quindi altre 3 maglie alte ed una catenella, 3 maglie alte ed una catenella. C'è un altro archetto prima dell'angolo, quindi 1, 2, 3 maglie alte, catenella. Ci posizioniamo nell'angolo dove realizzeremo 2 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi primo gruppo di 3 maglie alte, 1, 2, e 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte, quindi 2 e 3. Procederemo allo stesso modo per tutto il giro sopra ciascuna delle catenelle del giro precedente, con tutti gli angoli e poi ci vediamo qui per i saluti finali e per la chiusura del giro e vi mostro come chiudere questo giro. Questo quindi è l'ultimo angolo che facciamo per la chiusura della mattonellina. Dunque realizziamo le 3 maglie alte che mancano. Una catenella ed una mezza maglia alta nella chiusura, nella catenella di inizio giro, nella terza catenella, facciamo la mezza maglia alta. A questo punto fermiamo il filo e possiamo chiudere ed abbiamo realizzato quindi questa bella mattonellina con la rosa irlandese. Questa qui sarà una mattonella oggetto poi del prossimo tutorial per la realizzazione, come vi ho già detto, della borsa. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Mettetemi un like, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime pubblicazioni, attivate la campanella. Grazie.